Buonasera, buonasera agli ascoltatori, ai web ascoltatori di Liberi.tv. Marco Marchese in linea per la consueta trasmissione Spazio Società Libera e abbiamo con noi, come di consueto, Vincenzo Lita, il direttore di Società Libera. Buonasera e benvenuto, Vincenzo. Buonasera a te e a tutti voi, grazie. Grazie per essere qui, come sempre, sono un paio di settimane che non ci sentiamo. E quindi stasera quei nostri 30 minuti li divideremo un po' in piccoli spazi, parleremo di Società Libera, dei progetti futuri che c'ha, però io vorrei partire dalla situazione politica italiana e da un tuo personale commento su ciò che è accaduto oggi, un fatto importante, il governatore della regione Calabria, il posto dal quale sono collegato in questo momento, si è dimesso perché quello che era definito il modello Reggio, qui in regione viene definito il modello peggio in realtà, che ha fatto annegare nei debiti il comune di Reggio Calabria, dove Reggio Giuseppe Calabria. Scopelli è sindaco, esatto. Poi ci sono state delle vicende molto spiacevoli, c'è di mezzo anche il suicidio di una dirigente del comune di Reggio. Delle cifre che secondo insomma, questo verdetto era consapevole il sindaco di allora Scopelliti che venivano impropriamente stornate, intascate dalla Fallare e da tutta una serie di persone che orbitavano intorno, anche lì c'era il famoso cerchio magico. Quindi non so, cosa ne pensi, Vincenzo? Che vuoi che ne pensi, Marco? Ne penso che questa, come dire, è la nuova politica, no? Qui ci sono i politici della Seconda Repubblica, questi sono i politici che in qualche modo, pensando di apportare elementi di novità nell'ambiente politico italiano, in effetti non fanno altro che ricalcare il vecchio del vecchio. Ne abbiamo già parlato altre volte. Nei momenti in cui assistiamo a una grande mobilità degli uomini politici che passano molto velocemente da un gruppo all'altro, e questo mi sembra il caso di Scopelliti, no? Che io non conosco bene né come persona né come politico, evidentemente, ma mi sembra di ricordare che alcuni passaggi nell'arco politico l'ha fatto e via dicendo. Ne abbiamo parlato altre volte quando ci siamo chiesti, ma si può fare politica senza provenire, senza avere delle basi che io mi ostino e continuo a chiamare ideologiche o culturali? O facciamo politica solamente perché qualcuno ci ha insegnato che bisogna portare avanti la politica del fare? E i risultati della politica del fare sono questi, che ognuno di noi si arrangia, mi ci metto pure io, si arrangia a fare qualcosa, in più però si arrangiano a fare i fatti loro. In qualche modo, e quindi c'è poco da commentare. C'è da commentare se non il fatto che bisogna aspettare una sentenza, come al solito, della magistratura in questo paese per far sì che qualcuno poi arrivi anche a dimettersi e via dicendo. È inutile fare dei paragoni con le altre situazioni internazionali, voglio dire, al minimo sospetto, come dire, la moglie di Cesare, dovrebbe andare via. Non si arriverà mai perché dall'altra parte l'arco politico nel suo complesso si difende utilizzando questo termine che io non capisco, non comprendo, che è quello del garantismo, no? Tu senti anche nei dibattiti in televisione, sui giornali, dici, ma noi siamo garantisti. Qui non si tratta di essere garantisti, tutti siamo garantisti, nessuno di noi vuol vedere in galera o condannata delle persone innocenti e via dicendo. Ma finché la politica non arriverà a questa scossa etica, a dire in tutti i casi nessuno può sospettare di un politico, tantomeno di un sindaco di una grossa città come Reggio Calabria. E finché non arriviamo a questo, arriveremo sempre a sopportare e a far sì che poi il vero gioco della politica lo porta avanti la magistratura. Ma guarda Vincenzo, Grazie. tu pensi che una grossa operazione di trasparenza nella pubblica amministrazione, quella che un po' da tanti anni predicano i radicali, per certi versi anche il movimento di Grillo, cioè vale a dire rendere pubblici tutti i dati grezzi delle pubbliche amministrazioni, grezzi significa non elaborati, renderli noti,
Tu pensi che questo qui aiuterebbe, diciamo, il freno un po' alla corruzione, ricordando anche che la Corte dei Conti ci ricorda tutti gli anni che i costi della corruzione in Italia hanno raggiunto un livello veramente insopportabile, cioè i costi della corruzione sono valutati in 60 60 miliardi di euro. miliardi, in 60 miliardi. Però permettimi, Marco, di, come al mio solito, di navigare un po' controcorrente e, come dire, e parlare in maniera un po' politicamente scorretta. Tutto il rispetto per la Corte dei Conti e via dicendo. Ma il problema non sono ripetere come un mantra questa storia dei 60 miliardi che tutti i politici ci raccontano, così come ci raccontano dei 120 miliardi, qualcuno dice 150, che sono quelli dell'evasione e via dicendo. Questo mi sembra veramente un mantra. Anche perché io vorrei chiedere alla Corte dei Conti: ma come si arriva a fare questi conti? Perché allora, se noi arriviamo a fare i conti che sono 60 miliardi, vuol dire che stiamo sommando dei fatti noti e conosciuti. E allora la corruzione si potrebbe anche stroncare alla base, all'origine, perché se so dove sta la corruzione, so pure chi la commette. Quindi, voglio dire, andiamo per approssimazione su queste cose. Non mi interessa poi molto sapere se sono 60, 80, 100 o 10. A me interessa di più far sì che il politico in qualche modo non casca in una situazione simile e al minimo sospetto, come dire, si astenga dal rappresentare me o qualcun altro. È più importante questo che correre intorno a delle cifre un po' così aleatorie sui 60, 120, ha scarsa importanza. Il Ma problema poi è quello che dicevi tu, è più importante quello che dicevi tu un secondo fa, quando dicevi la trasparenza può servire o non a far sì che, come dire, si limiti un po' la corruzione. Sicuramente, per l'amor di Dio, tutto ciò che è trasparente evidentemente complica il malaffare, chi è intenzionato a commettere del malaffare. Tutto ciò. se si fosse saputo. Diciamo attraverso la pubblicazione proprio come si dice delle delibere piuttosto che dei provvedimenti interni, no? Di queste parcelle esorbitanti con delle motivazioni praticamente risibili, inconsistenti, probabilmente questo fenomeno non sarebbe accaduto probabilmente al comune di Reggio. Sarebbe stato limitato, ma io adesso la faccio io a te la domanda, Marco. Ma l'informazione dove sta? L'informazione in questo paese, qual è il ruolo, il compito che svolge l'informazione in questo paese? Perché voglio dire, mentre per me cittadino che mi occupo di società libera o di te che ti occupi di altre cose la mattina quando ti alzi e via dicendo, e diventa poi difficile sapere fino in fondo alcune cose e via dicendo, per un giornalista, per dei quotidiani, per dei settimanali che hanno gente pagata per fare delle inchieste e via dicendo, e evidentemente dovrebbe essere più facile come dire, proporre all'opinione pubblica che in alcune situazioni, che in questa situazione si pagano consulenze di un certo tipo a questi livelli e via dicendo. Beh, Bisognerebbe dirle le cose. il Senato, guarda, io rispondo alla tua domanda dicendoti che il senatore Gentile ci insegna qualcosa, voglio dire, no? Stava per Signore, uscire la notizia scomoda sull'inchiesta sul figlio e è bastata una stranamente. telefonata del padre che in qualche modo si preoccupa e via dicendo. È chiaro, ma i grandi quotidiani di informazione di questo paese che cosa fanno oltre a fare del gossip politico, no? A raccontarci che Berlusconi può darsi che manda in lista la Pascale, no? Perché io voglio difendere Berlusconi in questo momento e via dicendo. Ma la cosa vale anche per qualsiasi altra cosa, voglio dire. Ma oggi ho fatto una girata su alcune cose su internet perché cercavo un'informazione, ma è mai possibile che dobbiamo vedere, come dire, come si dice, con questa espressione che va molto di moda, specialmente nelle televisioni, quelle grandi, ufficiali, no? Invece, spopola nel web quanto devono raccontare di una notizia, spopola nel web. E beh, oggi spopolava nel web, così come nei giorni scorsi spopolava nel web una falsa fotografia della ministra del governo Renzi che si occupa di riforme,
o fa finta di preoccuparsi di riforme, che quando è andato a votare, non a votare, a giurare al Quirinale, aveva un tanga rosso, ma era un fotomontaggio. E questo spopola nel web. Voglio dire, e i giornalisti ci fanno poi anche i pezzi, non solo quelli, come dire, su internet e sulla rete, anche quelli sulla carta stampata, perché ce n'era uno ieri su un grande giornale, su un grande quotidiano nazionale, capito? Sulle mutande della ministra, se erano vere o non erano vere. Allora, perché non si occupa di scoppellitti della situazione e di quello che succedeva in anticipo? Perché poi qui, quanto il fatto succede, quanto è intervenuta la magistratura, diventano tutti moralisti, diventano tutti capaci di giudicare chi ha ragione, chi ha torto. Quindi arriva tardi l'interessato a fare un passo indietro, arriva tardi l'informazione ad occuparsi del problema, arriva tardi la magistratura, perché anche laddove la magistratura ha ragione, però ci arriva con qualche anno di ritardo. E quindi è un paese che continua a marciare a scartamento ridotto. Bene. Ritorniamo un po' agli argomenti. Marco, tu mi hai preso in contropiede perché mi hai tirato subito scopelliti tra i piedi e via dicendo. Io ero partito con un'altra intenzione, non di occuparmi del governatore della Calabria. Mi permetterà di dire questo. Oggi Società Libera sul suo sito ha scritto, c'è lì in prima pagina, un appello, perché ce l'hanno chiesto gli amici uiguri da Washington. C'è un professore, io poi non lo so pronunciare, lingua ugura, figuriamoci, ma più o meno si assomiglia a quello che dico, che si chiama Ilan Totti, che è un professore di economia all'Università di Pechino, di origine ugura, moderato, tra gli stessi uiguri viene considerato un moderato. Bene, questo professore, oltre ad avergli chiuso il suo blog e via dicendo, il 25 di febbraio, quindi un mese fa, è stato arrestato a Pechino, portato in una località segreta e accusato di separatismo. Mi sembra, come dire, un po' eccessivo per aver scritto su un blog, ma questo benedetto blog ci ha potuto scrivere tutto quello che vuoi. Ma accusarlo di separatismo, anche perché però gli amici uiguri di Washington ci facevano presente che l'accusa di separatismo, secondo il codice cinese, presuppone la pena di morte. Ecco, volevo lanciare questo appello a chi ci ascolta, ne parleremo sempre nei prossimi giorni, via dicendo, per un'attività di servizio e di amicizia nei confronti sia di Rebbia Cadì che del popolo uiguro, che, come tu ben sai, marcia con noi in tutte le capitali europee. Certo. E questo volevo dire. Noi, scusa, ti ho tolto la parola. No, assolutamente. Assolutamente hai fatto bene nel momento più opportuno per lanciare questo appello, e anche noi di Liberi TV ci associamo, e quindi nella prima riunione di redazione utile ne parleremo, che poi questa riunione sarà lunedì, e quindi magari già soltanto mettere un banner e quindi cominciare a sensibilizzare, far conoscere la questione, già questo qui è una cosa importante. Le informazioni le trovi sul sito di Società Libera. Certo, assolutamente. Cosa bolle nella pentola di Società posso, Libera? Posso ritornare un attimo? Posso ritornare un attimo indietro sul discorso non del tuo governatore, ma sul discorso dell'informazione ai giornalisti? Certo. Adesso c'è una battaglia portata avanti da questo governo, che è un governo molto del fare, no? In senso ironico, naturalmente, una battaglia per abbassare i livelli di retribuzione dei grandi manager di Stato, dei grandi comin di Stato, creando un po' di scompiglio, perché ho visto che proprio oggi, girando su internet, ho visto che l'amministratore delegato, a me non simpaticissimo, visto che sono un suo utente affezionato delle Ferrovie dello Stato, è un utente molto insoddisfatto, ha dichiarato che andrà a finire che andrò a fare il contadino, no? C'è scritto sul sito del Corriere della Sera, che ho visto poco fa.
Io me lo auguro che lui vada a fare il contadino. Per gli serve c'è un pezzetto di terra. e via dicendo. Però è una battaglia giusta e via dicendo. No, io scusa, ti interrompo io. Io con Moretti ho il dentuccio avvelenato perché cioè non c'è rimasto più un treno in Calabria, parlo delle zone intere. Ma non solo in Calabria. Quelli che ci sono spesso hanno degli incidenti. Si è visto ultimamente. Hai perfettamente ragione, Marco. E dicevo, secondo me è una battaglia giusta perché io parto dal presupposto, voglio dire, che ogni padrone paga come meglio crede i suoi dipendenti, non parliamo dei dipendenti di basso livello, cioè i suoi manager, i suoi direttori generali, i suoi amministratori legali, li pagassi quanto vuole lui. Allora, se questo padrone, che in questo caso è lo Stato, decide di pagarli poco, vuol dire che è il padrone che l'ha pagato poco. Allo stesso modo difendo dall'altra parte, voglio dire, se un'azienda privata mi vuole dare 1,5 milioni a me, amministratore delegato, al mese, e me le dia, non sono soldi pubblici, voglio dire, anche lì il padrone li paghi quanto vuole. Bene, ma perché non si è sentito parlare e nessuno ha ancora tirato fuori di quanto pagano i giornalisti della RAI pubblica in questo paese? Lo vogliamo tirar fuori noi, Marco, con Società Libera, con Liberi TV? Sarebbe una bella battaglia da fare. Perché se noi a Moretti gli vogliamo dire che guadagna 800 e passa 1000 euro, lo deve guadagnare non più di quanto guadagna il Presidente della Repubblica, cioè 240.000 euro, giustissimo. Ma se il Presidente della Repubblica e Moretti guadagneranno 240.000 euro, almeno quello, i treni locali e i trasporti dei pendolari non se ne preoccupa perché li ha tagliati tutti, i collegamenti internazionali li ha tagliati tutti, a lui gli interessa solamente la linea alta velocità che da Torino arriva a Salerno e lì si ferma e via dicendo. Però insomma, qualche cosa ci guadagna pure questi biglietti e via dicendo, oltre ai trasferimenti che lo Stato evidentemente molto profumatamente gli fa a Ferrovie dello Stato e via dicendo. Ma un Fazio, per condurre, che tempo che fa? Che cosa guadagna? Un posto di soldi. E allora perché ha fatto? No, dico, che cosa guadagna in termini economici per la collettività? Lui lo so quello che guadagna 1,5 milioni di euro. E un Vespa che cosa guadagna? Più o meno agli stessi livelli. E così ne potremo tirare fuori altri. L'amico che fa Ballarò, come dire, facendo sempre il solito giochino da 4-5 anni, no? In cui lui si crogiola in quel modo di presentare la politica, che a mio avviso anche lì è un gossip, come dire, di livello più alto, ma sempre gossip politico, perché poi non si arriva mai a capo di nulla a capire quali sono le posizioni, non li stanano, no? Come dire, non gli stanno dietro, non hanno una funzione di cani da guardia, fanno la domanda e Marchese gli risponde tutto quello che vuole e dopodiché si passa alla seconda domanda, no? Ballarò, scusa la parentesi, ha creato anche un mostro, cioè dal nulla ha creato la Polverini, la e poi l'ha regalata alla Regione Lazio, voglio dire, quella è nata lì, è nata lì e hai ragione. Allora la proposta è, ma anche i conduttori televisivi, questi maggiori, devono prendere come tetto di stipendio quello del Presidente della Repubblica o no? Perché sono speciali loro, perché loro sono più funzionale dei grandi manager di Stato al potere politico. E beh, guarda, questo si lega tantissimo al discorso, insomma, all'assemblea fatta il 1 marzo, a quel documento che la Società Libera insieme alle anime liberali ha, diciamo, messo in piedi e deliberato, che è la privatizzazione di almeno 2 reti RAI, dove, una rete RAI potrebbe restare in mano e in gestione pubblica, una rete RAI che dovrebbe essere talmente qualificata che i suoi conduttori dovrebbero lavorare gratis. Infatti è legato al ragionamento che noi ci siamo fatti tutti il 1 marzo e via dicendo, per cui
È legato a quello, però ti ripeto, io non ho sentito una voce da nessuna parte su questo, perché capito, sono tutti d'accordo a dire è giusto, è un fatto etico, è un fatto morale guadagnare quanto il Presidente della Repubblica. Adesso, vabbè, guadagnino quanto il Presidente della Repubblica, però ci vorremmo anche i giornalisti in questo ragionamento. Hai perfettamente ragione e condivido. Guarda, il tempo tiranno come al solito, ci sono rimasti 8 minuti. In questi 8 minuti 8 io vorrei minuti. 8 minuti, sì, Hai vorrei fatto parlare parlare. del tuo presidente della regione, sono rimasto 8 minuti. È vero, era appassionante la discussione. Peraltro, guarda, qui in Calabria c'è, diciamo, meritoriamente un settimanale veramente d'inchiesta molto apprezzabile, lo voglio ricordare. Si chiama il Corriere della Calabria, che ha fatto anche delle pubblicazioni. La sua seconda pubblicazione era tutta centrata proprio sul caso Peggio, cioè il caso, il modello Reggio, il modello Peggio, e il titolo del libro era Palazzo Infetto, cioè giusto per gradire. Comunque ne sentiremo sicuramente parlare. E, guarda, cosa bolle in pentola, nella pentola di Società Libera, quali sono i prossimi appuntamenti? Mi piace ricordare www.societalibera.org. Iscrivetevi, sostenete questa associazione con l'iscrizione. Fate, diciamo, un po' una camminata sul sito Con solo internet. 60 euro avrete il piacere di essere aderenti a Società Libera, no? Con solo 60 euro. Quindi, cosa bolle nella vostra Cosa pentola? bolle Marco? Bolle che praticamente all'inizio di aprile manderemo in stampa il 12° rapporto e poi ci apprestiamo a presentarlo in molte realtà che vanno da Milano, dal Politecnico a Milano, a Firenze, a Roma, a Napoli e a Salerno. Ti faccio io una provocazione, un'altra stasera, lo vogliamo portare anche in Calabria per la prima volta, una Perché no? presentazione del rapporto. Molto volentieri. E tutto in giugno, perché faremo trascorrere le elezioni europee amministrative, che come sai si tengono il 25 maggio, noi inizieremo col Politecnico di Milano giovedì 5 giugno e poi a venire avanti in tutto il mese di giugno. Bene. Il rapporto che oltretutto avrà un bel pezzo sulla corruzione, avrà un bel pezzo che riguarderà le forze di polizia, parleremo al solito della scuola, del nostro progetto, dei presidi elettivi, parleremo ancora dei trasporti col professor Ponti, parleremo di una serie di cose di tutti i lacci e i lacciuoli che vanno dall'IMU. Alle varie concessioni e via dicendo, daremo una dritta molto precisa per quanto riguarda le autostrade e come venire fuori da questi monopoli. Il problema dell'autostrada in Italia non è un monopolio, perché da una parte c'è l'ANAS e via dicendo, ma per dire quelle che sono riusciti ad ottenere le concessioni, no? E quindi essi stessi poi diventano monopoli almeno per quelle tratte per anni e anni e anni e anni e non si capisce perché noi siamo l'unico paese in cui dove si pagano le autostrade sono pochine, perché tu mi insegni, visto che ci vai spesso, in Svizzera ti danno il bollino, in Austria ti danno la patacchina, in Germania non ti danno nulla, per cui vai gratis. Guarda, ho viaggiato proprio in questa settimana, fino a poco dopo Firenze, e fra andata e ritorno, con quei soldi pagavo l'autostrada svizzera per 2 anni. Infatti. In Svizzera, E mentre in Italia, per un perverso meccanismo automatico, i telegiornali di Capodanno ci dicono che oggi è aumentato l'autostrada, l'incremento del pedaggio autostradale. È una notizia che arriva la mattina di Capodanno, non so da quanti lustri. E quindi infatti. bisogna rompere questi meccanismi in qualche modo. E tutto questo lo troviamo nel rapporto di Società Libera. Detto questo, mi piacerebbe venire anche a presentarlo dalle vostre parti. Noi abbiamo un impegno con molte persone, oltre che con voi, di Liberi TV, perché adesso quanto sarà pronto, mi auguro anch'esso in giugno. Il rapporto è anche,
prima, però le ragioni dicevo per non mischiarci con le elezioni europee, lo incominciamo a presentare dopo. Ma in giugno sarà pronto anche il volume Stato e criminalità, e quindi ci avremo da dire anche lì qualcosa e via dicendo. Mi permetterai, come si dice, di fare una comunicazione di servizio che solo tu puoi capire. L'altro giorno, quando ci siamo sentiti al telefono, mi hai raccontato della presidente della commissione bicamerale antimafia dalle parti vostre. È successo la CGL regionale e mi hai detto che è rimasto un conto in sospeso che dovrai saldare, no? Legato al dito. La comunicazione che ti do, che invece l'altro giorno a Firenze c'è stata una persona che nel corso di un'assemblea su problemi della mafia e via dicendo gli ha posto il problema di perché non sciogliere la commissione bicamerale antimafia. Mi è venuto fuori, mi dicono, la fine del mondo. Perché lei non se la sarebbe aspettata. Certo. E quindi vuol dire che si colpisce bene, no? Andando a toccare uno dei punti della nostra mozione. Bolle ancora in pentola il fatto che penso che prima di Pasqua anche tu sarai convocato, perché faremo una conferenza stampa a Roma in cui presentiamo la mozione e le principali, visto che sono 7 i punti, almeno 4, dove iniziare a lavorare tutti insieme almeno su 4 di questi 7 punti. Naturalmente in cui ci sarà la RAI, le fondazioni bancarie, la separazione tra fondazioni bancarie e banche, l'elezione diretta del preside tutto quel ragionamento che è stato fatto a Roma dall'amico De Blasio sul patrimonio culturale in Italia da censire e da mettere in circolazione. E mi piace ricordare che quei lavori, tutti quei lavori sono stati, diciamo, registrati da Liberi TV. Il documento è disponibile sul, oltre che sul nostro sito internet, anche sul vostro sito internet. C'è. E in più quel documento è anche disponibile in audio nell'archivio di Radio Radicale. Di Radio Radicale. Sono dei lavori veramente, veramente interessanti. Allora, ci è rimasto un minuto, per cui siamo arrivati ai saluti. Ma no, in un minuto siamo arrivati ai saluti, ma senza parlare di politica, vedi? Vabbè, no, ma ne abbiamo srocciolato di cose, sì, ne abbiamo srocciolato tutti. I nostri 30 minuti purtroppo volano tutte le volte, adesso vediamo se riusciamo a metterci di nuovo insieme, rifare una trasmissione fra un paio di settimane per dare un aggiornamento, se hai da aggiungere qualche altra cosa, possiamo, diciamo, rosicchiare un altro paio di minuti volendo. Possiamo rosicchiare un paio di minuti, e in un paio di minuti, come dire... che dire, che la, diciamo, la promozione oggi, società libera. Tu fai la promozione della società libera, ma io volevo dire una cosa velocissima. Sì. Tutti chiedono: ma come andrà a finire questa storia del governo? C'è da dare una sola risposta: abbiate un po' di pazienza, aspettiamo il 25 di maggio. Dopodiché, il 26 di maggio si può ragionare rispetto a quello che succede e a quello che succederà, anche sul futuro del governo, perché mai come questa volta, a mio avviso, delle elezioni europee avranno un impatto così notevole nei confronti della politica interna italiana. E sì, intanto ci sono un sacco di boscaioli, questa è una battuta non mia, l'ho sentita proprio poco fa in macchina su Radio 1, ci sono un sacco di boscaioli che comunque si stanno dando da fare a segare il ramo di Renzi, quindi staremo a vedere un po'. Obama, probabilmente Obama, c'è il rischio che la prossima volta che viene ne trova un altro a cui proprio grande pacca sulla spalla, io mi fido di te, bravo, bene, bis, insomma, guarda, a me sembrava più una presa in giro, ti dico la verità. Allora, www.societalibera.org, iscrivetevi. Ma soprattutto andate sul sito e andate a vedere la ricchezza di questo sito in termini di informazioni, in termini di documenti liberali. E iscrivetevi, seguiteci, iscrivetevi alla newsletter. Io con questo saluto il direttore di Società Libera, Vincenzo Lita. Ci vedremo di nuovo su questi schermi fra un paio di settimane e un saluto a tutti i nostri web ascoltatori.
D'accordo, grazie, grazie, grazie a tutti voi, grazie a te Marco. Linea Donato che ringrazio per la regia. Grazie anche alla regia da parte mia.